Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come state? Mi auguro tutto bene. Oggi nuovo video haul, questa volta in collaborazione con un sito nuovissimo, perché è la prima volta con cui collaboro, con Savaglory. Non so se ne avete già sentito parlare, è un sito che vende prevalentemente t-shirt con stampe di ogni genere, per cui per ogni gusto. Contate che trovate anche delle felpe e io personalmente ho ordinato e ho scelto anche delle altre cose. Non mi sono soffermata solo ed esclusivamente sulle t-shirt, tant'è che ne ho ordinata solo una ed è questa che sto proprio indossando oggi, è una taglia M. Ma come vi ho appena detto, ho preferito spaziare un po' in tutte le altre categorie, perché oltre a t-shirt e felpe trovate anche borse e trovate anche accessori. Io invece ho voluto, diciamo, uscire un po' dai canoni, visto e considerato che l'azienda, insomma, me ne ha dato la possibilità. Per cui la t-shirt unica che ho preso è questa, è una t-shirt bianca che voi trovate in tantissimi altri colori, con la stampa di questo cuoricino con la zampina del cane, penso che sia la zampina del cane o del gatto, io l'ho considerata del cane. È una t-shirt in realtà molto carina, molto molto carina, il tessuto non è niente male, io ho preso una M, comunque nella descrizione trovate tutti i link. Contate che se vi piacciono le t-shirt, soprattutto adesso che siamo nel periodo estivo, io vi consiglio di fare davvero una scorta su Savaglory, perché costano niente, in più avete il codice sconto che non è comunque affiliato qua sotto in descrizione, e magari potete fare anche qualche regalino, non so, per qualche vostro familiare, il vostro ragazzo, moroso, marito, figli, eccetera, perché c'è di tutto. Ci sono anche delle stampe, ho visto, dedicate a personaggi, non so, dei videogiochi, stampe dedicate agli sport, insomma, davvero c'è di tutto, ragazze, per quanto riguarda, insomma, le t-shirt e anche le felpe. Per cui, prima cosa che ho scelto, questa t-shirt. Nella categoria invece dedicata alle borse, ho scelto questo astuccio pochette, non so voi come lo volete chiamare, che è per Emma. Lei ama la pallavolo, gioca a pallavolo, per cui le ho preso, insomma, questo astuccio con la scritta Peace, Love and Volleyball. Questo è in cotone, è molto, molto grande e mi è piaciuto tanto che la stampa sia su tutti e due i lati, vedete? Per fortuna, perché a volte capita che magari le stampe siano solo da un lato e dall'altra parte in tinta unita. Bello, veramente bello, è fatto, insomma, non c'è niente da dire, le cuciture sono perfette, all'interno è anche foderato, guardate, insomma un bello astuccio, bello, lei è rimasta contenta, non vede l'ora di usarlo, per cui dopo il video glielo darò sicuramente. Poi, rimanendo sempre nella sezione borse, ho voluto prendere questa combo. Arrivano proprio così, sono un duo, praticamente avete la borsa, che io pensavo appunto da viaggio, perché è un borsone bello capiente, questo è bellissimo al tatto, è veramente molto molto bello, ci sono penso altri due o tre colori disponibili, io l'ho scelto rosa, e è una borsa appunto che potete utilizzare anche adesso, perché no, cominciano le vacanze, per cui è comodissimo, oppure anche per andare in palestra o magari per star via una notte, insomma ha una misura perfetta secondo me, proprio per essere utilizzato anche come borsa da 24 ore, insomma per un viaggio veloce, uno spostamento eccetera. Abbiamo una tasca qua davanti, i due classici manici, insomma per poterla portare anche a braccio. All'interno trovate anche la tracolla, perché vedete qua ci sono i gancetti dove poterla attaccare. È fatta veramente benissimo, ragazze, tutta foderata, guardate quanti scomparti, addirittura abbiamo un tascone gigante all'interno, un altro aperto in tessuto tipo rete e dall'altra parte un'altra tasca ancora con la cerniera. È veramente grandissimo questo borsone ed è, ve lo garantisco, molto molto bello al tatto, veramente molto bello. Dall'altra parte mi dimenticavo di farvi vedere che c'è un'ulteriore tasca esterna, guardate, una aperta e un'altra con la cerniera, per cui direi top. Il borsone è compreso anche di pochette, o comunque diciamo di beauty, dovrebbe essere un beauty un po' più piccolino, che è questo, eccolo qua, beauty, ragazze, mi sa che sì beauty, dai, non è una borsa perché vedo che anche la maniglietta, sì è un beauty, qua magari potete mettere i vostri cosmetici, le vostre creme eccetera, o utilizzarlo anche da solo. C'è una tasca esterna che ha la sua cerniera,
La tasca centrale, vediamo adesso insieme come è fatta, sicuramente esatto, avrà all'interno anche questa la sua tracolla, vedete, perché ci sono appunto i gancini esterni, uguale a quella della borsa, e questa è strutturata invece così, ha una tasca con la cerniera all'interno e sull'altro lato invece abbiamo tutti questi elastici dove potete bloccare, non lo so, anche qua, creme, magari lo spazzolino, insomma non ci sono tasche ma ci sono appunto tutti questi elastici in varie misure per inserire cose più larghe, più strette, eccetera. Ed è un bel beauty, assolutamente, sì sì, è un bello spessore, guardate, un beauty insomma da utilizzare da solo o assieme alla sua borsa, al suo borsone, perché è un borsone in realtà. Poi ho voluto scegliere anche questo zaino che non mi piace, non sto qua a fare tanti discorsi, è molto plasticoso, è nero, eccolo qua, è un modello anche molto particolare perché guardate dietro praticamente dove avete le maniglie, insomma per portarlo a spalla dove avete le tracolle, c'è l'apertura dello zaino, non è davanti ma è praticamente all'interno, poggia praticamente sulla vostra schiena, ecco, giusto per farmi capire, per cui comodo sì per diciamo un discorso di anticipo, però scomodo dall'altra parte perché ogni volta che lo dovete aprire dovete togliervelo insomma dalla spalla. Ha due tasche qua, io comunque ve lo faccio vedere. Qua c'è il ci sono anzi i gancini per poter attaccare una tracolla ulteriore che comunque non c'è all'interno, per cui dovete eventualmente attaccare voi una tracolla che acquisterete a parte o magari avete già a casa. Però ragazze, non ve l'ho descritto, però non mi piace, questo ve lo dico, davvero tanto plasticoso e questo puzza un po'. Le ultime due cose che ho ordinato e sono contentissima, nella sezione accessori avete anche le mug, per cui le tazze, io ne ho scelte due ragazze, sono carinissime, ho tenuto l'imballo anche qua per farvi vedere come arrivano, scatola, all'interno c'è il polistirolo per tenerle ben salde, ben protette. Allora ho preso questa con la iniziale, classica mug in ceramica bianca con l'iniziale e aspettate che forse è un po' troppo chiaro, mi metto un po' più vicina, eccola qua, vedete, guardate che bella che è, credo che ce la litigheremo con Emma questa quasi sicuramente, visto che la mattina utilizziamo mug ormai tutti qua a casa. Comunque insomma ragazze, è veramente carinissima e fatta bene, insomma una classica mug in ceramica, nulla da dire, bella solida. Nella seconda scatola invece vi faccio vedere, questa è la mia preferita, questa è la mia preferitissima, la seconda tazza invece è stupenda ragazze, guardate la meraviglia di questa stampa, guardate che bella che è, cioè io la trovo favolosa, favolosa, guardate che bella, cioè anche da regalare ragazze, veramente è stupenda, costavano pochissimo, in più vi ricordo il codice sconto qualora insomma vi piacessero, da poter applicare nel momento insomma del vostro checkout per eventualmente insomma comprare qualcosa da Savaglory o magari da regalare. Questa veramente la trovo fantastica, bellissima. Insomma dai, tutto sommato sono rimasta molto contenta, a parte per lo zaino, ma insomma penso che l'abbiate capito, in più sapete che io vi dico come la penso sulle cose che mi inviano le aziende. Ringrazio ancora Savaglory per avermi dato insomma la possibilità di collaborare insieme. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, qual è il pezzo magari che vi è piaciuto di più, controllate in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video prestissimo. Ciao a tutti!